sarebbe stata la performance prevista oggi, ma che non possiamo fare per una mancanza di, della protagonista Lucilia Trapazzi, che per gravissimi motivi familiari non è potuta venire. Quindi vedremo la sua opera, che viene racchiusa in questo libro edito dal Sextante, 30 giorni, con fotografie di Alfio Sacco, un fotografo di notevole capacità che risiede in Zurigo. E prefazione ai testi di Lucilia Trapazzi e prefazione di Matteo Tuveri. Prendendo spunto proprio dalla prefazione di Matteo Tuveri, che sintetizza al meglio il loro lavoro, io presento questa raccolta di Ecu. Tuveri intitola la prefazione "Per proteggerci dall'essere spaventoso delle cose senza nome". Accostare le immagini alle parole è spesso un evento doloroso, perché le prime invadono gli occhi, imponendo spesso il silenzio e scatenando la furia dentro, mentre le seconde sono capaci, come ha sostenuto Toni Morrison, di dare significato, identità e forma a un mondo in attesa. Sia essa grande o piccola, che scavi, che esplora o che si rifiuti di sancire, che sia una risata o un grido senza alfabeto, la scelta della parola, il silenzio scelto, il linguaggio indisturbato, si solleva verso la conoscenza, non la sua distruzione. Queste parole sono tratte dalla prolusione al premio Nobel del dicembre del 93, appunto pronunciate da Morrison. Le parole di Lucilia Trapazzi, non nuove all'uso della sinestesia e alla riflessione, sono dunque gli occhi di una coscienza collettiva, simile al coro dell'antico teatro greco, in grado di rompere il velo della furia interiore, provocata dalle immagini e di ricongiungersi con l'atto medesimo dello scatto compiuto da Alfio Sacco, rivelando la suprema vacuità e l'interdipendenza di tutti i fenomeni. Parole e immagini danno forma le une alle altre in un cerchio ininterrotto di rottura, di composizione, speranza e rumore, un decollage di emozioni e mutua corrispondenza. Il termine giapponese che indica l'origine dipendente è Enji, che significa che niente che esista in natura o dentro i nostri pensieri, nelle parole o nei silenzi, è in quanto tale. Ogni tassello è esistente in relazione al tutto, anche il tutto dunque è in relazione a ogni singolo tassello. Il Buddha storico Shakyamuni spiegò l'origine dipendente raccontando come due fascine di giunco si reggano i piedi perché l'una si appoggia all'altra, mentre da sola, per la loro stessa conformazione, difficilmente potrebbero sopravvivere. Ecco perché i versi di Trapazzi e le immagini di Sacco dialogano come fascine di giunco, esprimono un tutto caotico e differente, mantengono autonomia e rispettive differenze, ma, grazie alla solidarietà dell'interdipendenza, ispirano felicità. La stessa dell'aiuto, dell'appoggio, della certezza, che si accende un fuoco nella notte per illuminare la strada per l'altro, anche la tua strada sarà illuminata. Se la spontaneità attribuita ai versi IQ è frutto di un allenamento interiore preciso, è anche vero che lo scatto tradisce un lento esercizio di attesa. Entrambi, verso immagini, dialogano tra niente, luccicanti e rifiuti, in un volume prezioso che unisce tanti urbani, acquarellati o sbiaditi. Il tempo che passa, lasciandoci nostalgici prima del suo scorrere, quando, come riporta in un haiku, ardono i ciocchi, obliquo va il pensiero accumulando. È la citazione personale dei due artisti dell'impermanenza delle cose. Anitya in sanscrito. Come quegli occhi di donna persi nei giornali, sbiaditi e strappati, e accompagnati dai versi, romba il maestrale, l'onda danza sui versi, oggi è già il mio. 30 giorni sono i giorni che compongono un mese, 30 i componimenti custoditi all'interno del libro e 30 le immagini che con essi dialogano, 12 invece gli haiku iniziali dedicati alle stagioni. Questa è la struttura del catalogo, una cadenza del tempo, spesso misurata con il numero di lune, che compare anche negli haiku tradizionali e in cui fa capolino anche San Domenico, 60 lune, i petali di un haiku nella tua bocca. 30 giorni è un luminoso gesto di unione, condivisione e preghiera
nei confronti di una realtà quotidiana cui tutti siamo chiamati a partecipare in tempi difficili, con il più grande sforzo di creatività personale. Per proteggerci, ancora una volta cito il premio Nobel Morrison, dall'essere spaventoso delle cose senza nome. Ora vorrei leggervi alcuni haiku, appunto, che uscite a trapasso, raccolti nel libro. Brusio di insetti, impollinando menti, fermati, o tempo. Ventre del bosco, l'azzurro sta lontano, fronde del mio. Sotto la neve, tra le chiavi e i racconti, dormono i semi. Strappo d'azzurro, dove s'apre il tramonto, cade la notte. Chiare meduse, il granchio si avvicina, ecco la vita. Brezza notturna, solo Sirio e la luna, piango l'assenza. Adesso passo la parola alla professoressa Neri, che leggerà dall'antologia edita con il Sextante insieme a Dira, con la quale appunto la casa editrice Sextante, di cui io sono la titolare, collabora da anni nell'organizzazione di eventi e proprio in accordo con una politica di divulgazione delle opere editoriali attraverso la manifestazione di eventi che siano musicali, artistici, a 360 gradi. Non crediamo in un'editoria stagna, non crediamo in un'editoria da scappare, ma crediamo in un'editoria dinamica che parte dall'idea, su questa si fonda, e quindi che ci sia un dialogo con il pubblico diretto, e quindi cerchiamo di incentivare attraverso i canali più differenti la divulgazione della lettura, che in Italia purtroppo scarseggia. E da questa ultima antologia, magari un'emozione, leggiamo sempre due poesie della stessa poetessa Lucilla Trapasso, che sono raccolte in questa nuova edizione. Discrasia, leggerà. Discrasia è il titolo dell'opera. Questo è il giorno di cielo di spine. Da tempo è alto il sole. La terra invoca mari e margherite. Il racconto invece appaia. È pervicace e inciampa in mancanza di armonia. Certe viole di pervinca e l'azzurro di griso sono alimentati in cattiva mescolanza d'ombre e luce. L'uccello della notte geme, non smette di artigliare in verso ombroso e squarcia itinerari alberi e persone che trova sulla sua via. Ora si condensa e nasce ancora, e ancora stagna, la bislastra di stelle, il pensiero artritico. Ne ho misericordia, già l'alba luce antica è all'orizzonte, immensa, in pallide violette nella neve, nell'istante azzurro. Ora passiamo alla presentazione di un'altra poetessa, Lucia Marchi, conosciuta soprattutto come direttore della Biblioteca Catanatense a Roma, è una delle biblioteche più prestigiose, che contiene 600.000 volumi, e una delle esperte maggiori dei diritti di copyright. Pochi invece conoscevano il suo talento come scrittrice sia di testi teatrali e sia di poesie. E sempre nella raccolta che fa parte come 30 giorni dedicata al Sextante, Granelli di sabbia. E per Granelli di sabbia vorrei leggere l'introduzione, il commento, la recensione, meglio detta, che nella rivista Eudonna, sempre trimestrale edito dal Sextante, ha scritto il giornalista Aldo Forbice. Aldo Forbice scrive: Lucia Marchi è un'intellettuale ricca di sorprese. Nessuno avrebbe pensato che la direttrice di una delle più importanti biblioteche storiche di Roma e una studiosa di diritto d'autore molto apprezzata conservava uno scrigno segreto,
molto segreto, perché nessuno conosceva il contenuto. Non si tratta di perle, oro, diamanti o altre materie preziose, ma molto più umilmente diversi. Lucia è una poetessa riservata e schiva, come testimonia la sua raccolta Granelli di sabbia, pubblicata da Sextante di Marito Ciano. Un'altra donna straordinaria, venitora, per questo dice Forbice, coraggiosa, perché investe sulle donne, questo sicuramente, rischiando in proprio. E lo fa senza reticenze, senza timori, per passione, perché crede nel talento di donne come Lucia Marchi. La poetica di Lucia non si rifà a tendenze classiche o a nuove correnti, non è ermetica né ispirata al futurismo, al neoclassicismo o altre tendenze letterarie del Novecento o di oggi. La sua poesia si ispira semplicemente al romanticismo, ai valori reali, umanitari e civili. Si propone di parlare alla gente che si incontra tutti i giorni, di diverse classi sociali, origini etniche e regionali, di tutte le generazioni. Lucia non ha pregiudizi biologici, politici e culturali. Parla a tutti perché da tutti apprende valori, sentimenti, gioia di vivere, amarezza, dolori della vita. Possiamo dire che la sua poesia è quella della comunicazione più immediata, semplice, senza retorica e orpelli. Una poesia diretta al cuore perché trasmette amore, ma è anche poesia civile perché si infiltra nei tessuti del cervello e trasmette solidarietà e gli eterni valori dei diritti umani, facendo pensare, ragionare e riflettere. La poesia di Lucia Marchi mi ha fatto ricordare un grande poeta russo, il premio Nobel Brodsky, che a Stoccolma nell'87 disse: chi scrive poesia la scrive soprattutto perché l'esercizio poetico è uno straordinario acceleratore della coscienza, del pensiero, della comprensione dell'universo. Credo che questo messaggio sia molto, molto importante e sempre di Lucia Marchi, dopo aver sentito appunto questa recensione che trovo molto puntuale di Aldo Forbice, passo la parola sempre alla nostra lettrice dell'antologia che ha pubblicato quella che è, diciamo, la poesia prima da cui prende il titolo Granelli di sabbia, che non è una poesia inserita in Granelli di sabbia perché la stessa poetessa l'ha ritrovata dopo in un cassetto. Granelli di sabbia. Non siamo che granelli di sabbia nelle mani del tempo. Tra un vagito e un sospiro rimane lo spazio di un sorriso. La seconda poesia che leggerò si intitola Ti dirò. Ti dirò parole già dette, parlerò con frasi già fatte, sembrerà qualcosa già vissuta, ma ogni attimo di te è così sconvolgentemente nuovo. Grazie della partecipazione, grazie di questo grande personaggio che è con noi, il professore, qui e quindi ringrazio per le sue poesie e che sia con noi nella nostra antologia e anche Dale che con il suo profondo sacrificio doveva portare artisti e non sono potuto venire perché non hanno riconosciuto il visto, ma lotteremo per questo. E questo mio impegno desidero di farlo sempre più attivo perché Bruno, il nostro caro presidente, artista a 360 gradi, merita, ma anche Anna Maria Ciacchi col suo sostegno. Quindi io sono presidente Italia della DILA, ho altre associazioni, più abbiamo creato, grazie al presidente Bruno Mancini e al presidente Ada dell'Algeria, Dale Brugaffa, un network Unite si vince. Quindi desideriamo che tutti quanti, quelli che fanno parte dell'antologia, di farne parte e di far viva questo network. Abbiamo parlato
venerdì. Più abbiamo, stiamo facendo, già stata pubblicata in parte, l'antologia Sinfonia con l'Africa. Quindi grazie a Dale, ha tradotto le poesie in francese e in arabo, e ci sono anche le poesie tradotte in napoletano. Quindi il mio impegno è trovare gli artisti che collaborano con noi. Io vi prometto che non mi fermo. Grazie. Grazie. Bene, come sempre puntuale, grande sostegno. Thank you.
io auguro a questi ragazzi veramente di proseguire bene con gli studi musicali, di affrontare sempre con costanza e tanto impegno quello che è la loro preparazione, insomma, la loro voglia di fare musica, e auguro all'insegnante di raccogliere tanti frutti. Grazie. Buongiorno, allora mi presento per chi mi conosce. Mi chiamo Daria Bucheffa, sono algerina. Prima ero una sociologa, dopo ho creato un'associazione culturale che si chiama ADA, e la sede sta in Algeria. Ho già collaborato con Maria Pia per ritratto di sette donne. Sì. Si raccontano, e è stata un'esperienza veramente unica. E noi stiamo mettendo a posto un tipo di ponte tra l'Algeria e l'Italia, anche se abbiamo alcuni problemi di visti. Dobbiamo risolvere un problema. Ci sono tanti artisti che nemmeno chiedono soldi per venire, si impegnano a fare tutto da soli, però non so, sono molto commossa che non sono qui, perché non le rilasciano facilmente, però andiamo avanti e siamo pronti, l'Algeria è pronta a fare quei scambi. Abbiamo vari progetti con la Dila e con il Sestante, con Maria Vida, e spero bene per tutti, e andiamo a collaborare prima, è molto importante, perché l'arte deve essere universale, la cultura deve essere trasmessa. Io vi trasmetto la cultura algerina e vorrei bene avere un po' di cultura vostra in Algeria. Infatti, in questo ritratto sette donne si raccontano, è stato voler capire come si è trasformata anche la capitale romana ora rispetto a quella descritta da Pasolini, no? Quando le donne sette donne si raccontano, cioè quella degli anni 60 a quella oggi. Oggi abbiamo una capitale che è fatta da donne straniere, e quindi l'identità non è più solo quella italiana, è un'identità cosmopolita. Comunque nella stessa identità cosmopolita noi troviamo le stesse esigenze. Alla fine qual è il sunto? Che la donna, se rispetta la sua identità e le sue necessità prima, non cambia da paese a paese, abbiamo tutte le stesse necessità, abbiamo tutte le stesse, anche nel diverso, noi abbiamo le stesse esigenze culturali, le stesse esigenze di affermarci, le stesse esigenze con i figli, e questo è stato questo lavoro, raccontarsi di queste donne, che, tra le quali appunto avevamo Daria Bucheffa, una spagnola, un'argentina, Sumi Jo dalla Corea, con le rispettive esperienze di donne che si sono trasferite a Roma e hanno lavorato a Roma 30 anni, dando vita anche a, diciamo, dei movimenti culturali come Maria Vittoria Remigio, per esempio, che ha fondato a Martango questa scuola di danza in Argentina a livello istituzionale, quindi inserendosi anche in quello che è un contesto di capitale, un contesto di metropoli, un contesto italiano, diventando praticamente cittadina a pieno titolo italiano, ma nella sinergia, voglio dire, tra quello che proviene dalla sua cultura di origine e quella che è la nostra cultura, nel rispetto del cibo. Vorrei passare un attimo, vorrei invitare a tavolo Gianfilippo, autore delle opere di Granelli di Sabbia, perché in questa pubblicazione di delle versi, questi attimi d'amore, come li definisce Andrea Sporcini in una bellissima recensione che manda in spagnolo, l'artista inserisce delle opere tratte dal suo discorso impatto ambientale, di questo che vorrei invitare appunto l'artista a parlare. Non si tratta quindi tanto di raccontare
il perché sono state inserite nelle opere, perché è un discorso autonomo, cioè i versi sono autonomi da quanto riguarda la, diciamo, l'opera artistica, l'opera pittorica. Io invito Gianfilippo a parlare del tema dell'impatto ambientale per chiudere un po' questa edizione del Lipsic 2019. Grazie a tutti, grazie a Maria Pia, grazie anche alla casa editrice Sextante, grazie a Lucia Marti che non è qui presente, che anche col suo consenso ha avuto la possibilità di inserire in questa immagine questo bellissimo libro di poesie. E adesso ormai alcuni anni che porto avanti questo discorso, il tema creato sull'impatto ambientale. Ho iniziato i miei lavori dal 2013 e ho inserito dentro dei lavori che parlano della desertificazione, deforestazione, dell'aumento delle temperature, e questo causa diversi problemi a livello ambientale. Il fatto di quando ho pensato, di lavorare su questo tema, ho riflettuto molto, perché mi sono detto: come faccio a creare un messaggio e nello stesso tempo rendere un lavoro, un'opera d'arte, almeno penso che sia venuto fuori bene, e che sia esteticamente bello? Ecco, questa è stata una cosa molto più difficile, perché secondo me l'arte è divisa in due parti. Allora c'è l'arte, quella decorativa, quella che, in cui uno appende un quadro in casa e gli arreda la casa. E poi c'è un altro aspetto dell'arte, che è quello di un valore aggiunto, che è quello che deve dare un messaggio. E giustamente l'artista, l'arte in sé, deve insomma dare un messaggio nell'epoca in cui sta vivendo. E la nostra epoca in cui stiamo vivendo, c'è questa sensibilità verso l'ambiente molto forte, e i cambiamenti climatici attualmente sono sotto i nostri occhi. E niente, ringrazio per Maria Pia. Iniziamo di nuovo. Ora facciamo partire dei video di Bruno Mancini, che ha portato appositamente per questo Bussiti e l'associazione di Milan per la sua perseverare la sua costanza, diciamo, di portare avanti un aspetto editoriale in questa manifestazione del Cusiti, che a volte non trova il riscontro che quale dovrebbe avere, ma purtroppo stiamo vivendo questa mancanza di attenzione riguardo alla lettura. O comunque non è solo una questione di problema di città eccetera, ma un problema generale in Italia, c'è cioè un abbassamento dei lettori. E questo parte anche da un'educazione purtroppo scolastica che non punta tanto a formare i ragazzi, ma a formattare. Io su questo sono molto drastica e inviterei gli educatori a fare delle forti riflessioni su questi punti e a ritornare a cercare di far capire quanto a un bambino una lettura eccetera possa dare, possa aprire un mondo, no? Ormai invece sono questi videogiochi, sono queste per le quali, se il bambino del resto viene a mancare, sembra un bambino isolato, sembra un bambino al quale viene sottratto un qualche cosa, mentre invece già in America hanno scoperto che al bambino viene sottratto invece il 50% della capacità cognitiva, e qui in Italia ancora non vogliono metterlo. Per cui mi auguro appunto che ci sia una presa di coscienza in questo senso, che ci siano ragazzi che suonano di più, come i ragazzi che hanno dimostrato questo talento oggi dell'Istituto Comprensivo appunto di Bergamo, e mi auspico che ci sia una volontà appunto da parte delle istituzioni, che è sempre latitante, ma delle singole persone e dei singoli presidenti di associazioni varie, che si congiungano e promuovano sempre di più, laddove possono, in sede istituzionale, ma anche, voglio dire, in sedi private, eccetera, eccetera, tutto quello che hanno a disposizione per incentivare queste.
sogni insieme a me, muovendo abissi di perché, sera insieme a te, scacciando fughe dai tuoi ma, soli siamo noi, in questa notte quando ormai l'ombra fugge già, fra neutri e neri e poi chissà, resterà per sempre pazza, bislacca come noi, sempre un po' ruffiana per la mia smania di abbracciarti, tenerezze e baci e ti gingillo i ricciolini, mentre è giunta ormai l'oscurità, accarezzo il tuo collo e già mi accorgo che ti stai abbandonando un fremito nella penombra insieme a me. Notte dentro te, senza paura dei tuoi ma, sogni dentro me, scordando abissi di perché, sempre siamo noi, innamorati ma di più. L'ombra è già fuggita, senza sapere dove andrà. Ci risveglieremo un po' confusi nel prima con il poi a 20 e tu mi inviterai infine via al brivido più lungo. Vinti e tu mi inviterai infine via al brivido più lungo, nel più bel sogno del nostro mondo, nella realtà. Thank you.
fossi stata solo figlia, se io fossi stata sola, se io fossi stata, se io fossi, se io sì, per vicoli stretti e fumosi, attenta, smarrita, avrei venduto gli occhi. Se fossi stata solo sposa, se io fossi stata solo, se io fossi stata, se io fossi, se io, se, per gli uccidini mimetici, sul dare la verità, avrei gelato le parole. Se io fossi stata solo madre, se io fossi stata solo, se io fossi stata, se io fossi, se io, se per veglie e voglie, condannata, smarrita, avrei sedato i suoni. Se io fossi stata solo donna, se io fossi stata solo, se io fossi stata, se io fossi, se, se, pensavi, fuori, desumano, paradiso per tutti, avrei tritato i pensieri. Ora tu, offendimi con albe boreali e poi sussurrami di tuoni di tempesta, ma tu affondami in nuvole di abbracci e poi mi ritrovo nelle bugie dei sogni. Io vivo una serata, quasi fossi vestale attenta. Thank you.
sono nel mio destino. Ucciderete la morte come un chiodo al muro. Il riccio biondo del pupo, dondolio di pesci tropicali. Accenderete la vita come un bagliore, un guizzo di serpente corallo, il canto di chimiche medusa. Nella mia vita un sogno, nella mia morte il dubbio. Thank you.
solo perseverare la sua costanza, diciamo così, a portare avanti un aspetto editoriale in questa manifestazione del Cusiti, che a volte non trova il riscontro che quale dovrebbe avere, ma purtroppo stiamo vivendo questa mancanza di attenzione riguardo alla lettura, o comunque non è solo una questione di problema di città, eccetera, ma è un problema generale in Italia, c'è cioè un abbassamento dei lettori, e questo parte anche da un'educazione purtroppo scolastica che non punta tanto a formare i ragazzi, ma a formattare. Io su questo sono molto drastica e inviterei gli educatori a fare delle forti riflessioni su questi punti e a ritornare a cercare di far capire quanto a un bambino una lettura eccetera possa dare, possa aprire un mondo, no? Ormai invece sono questi videogiochi, sono queste per le quali se il bambino del resto viene a mancare sembra un bambino isolato, sembra un bambino al quale viene sottratto un qualche cosa, mentre invece già in America hanno scoperto che al bambino viene sottratto invece il 50% della capacità cognitiva, e qui in Italia ancora non vogliono metterlo. Per cui mi auguro appunto che ci sia una presa di coscienza in questo senso, che ci siano ragazzi che suonano di più, come i ragazzi che hanno dimostrato questo talento oggi di istituto comprensivo appunto di Bergamo, e mi auspico che ci sia una volontà appunto da parte delle istituzioni, che è sempre latitante, ma delle singole persone e dei singoli presidenti di associazioni varie, che si congiungano e promuovano sempre di più laddove possono, in sede istituzionale, ma anche, voglio dire, in sedi private, eccetera, eccetera, tutto quello che hanno a disposizione per incentivare queste. Thank you.
essere insieme a te, scacciando fughe dai tuoi ma, soli siamo noi in questa notte quando ormai l'ombra fugge già fra neutri e neri e poi chissà resterà per sempre pazza, bislacca come noi, sempre un po' ruffiana per la mia smania di abbracciarti, tenerezze e baci e ti gingillo i ricciolini mentre è giunta ormai l'oscurità, accarezzo il tuo collo e già mi accorgo che ti stai abbandonando a un fremito nella penombra insieme a me. Notte dentro te, senza paura dei tuoi ma, sogni dentro me, scordando abissi di perché sempre siamo noi innamorati, ma di più l'ombra è già fuggita senza sapere dove andrà. Ci risveglieremo un po' confusi nel prima con il poi a 20 e tu mi inviterai infine via al brivido più lungo. Vinti e tu mi inviterai infine via al brivido più lungo, nel più bel sogno del nostro mondo, nella realtà. Thank you.
se io fossi stata solo figlia, se io fossi stata sola, se io fossi stata, se io fossi, se io sì, per vicoli stretti e fumosi, attenta, smarrita, avrei venduto gli occhi. Fossi stata solo sposa, se io fossi stata solo, se io fossi stata, se io fossi, se io, se, per gli uccichini mimetici, solidare la verità, avrei gelato le parole. Se fossi stata solo madre, se fossi stata solo, se fossi stata, se fossi, se, se, per figlio e volle, condannata, smarrita, avrei sedato i suoni. Se io fossi stata solo donna, se io fossi stata solo, se io fossi stata, se io fossi, se, se, pensare, fuori, disumano, paradiso per tutti, avrei tritato i pensieri. Morto, offendimi con albe boreali e poi sussurrami di tuoni di tempeste, ma tu affondami in nuvole di abbracci e poi mi ritrovo nelle bugie dei sogni. Io vivo da sola, quasi fossi vestale attenta. Thank you.
sogno nel mio destino. Ucciderete la morte come un chiodo al muro. Il riccio biondo del cupo, dondolio di pesci tropicali. Accenderete la vita come un baglione, un guizzo di serpente corallo, il canto di chimiche medusa. Nella mia vita il sogno, nella mia morte il dubbio.